abbandona The Walking. I zombie abbandonano la serie, I questo zombie. non... Alfa abbandona la serie, Beta abbandona la serie, il cane abbandona la serie, No, Daryl cane abbandona. no. No, fidati, rimarrà solo Daryl. Era solo cane. Vabbè, iniziamo. Bella a tutti ragazzi, parla Foxhound e bentornati nel canale The Walking Dead News Pollealtro. E non sono solo, oggi c'è Danilo di Purtroppo, Semplicemente Serie TV, purtroppo, eh ragazzi, che sì. se volete passare comunque nel suo canale che non sta caricando video lo potete fare, il link comunque lo... Ci sto ci sta lavorando. lavorando, Cioè, il se link comunque lo vedete, se trovate in uno non ha una descrizione. postazione Però che gli piace. è iniziato, insomma, quindi qualche video già c'è sul canale, quindi volendo. Però ragazzi, quest'oggi non siamo qui per parlare del canale di Danilo, ma siamo qui per parlare di una notizia abbastanza interessante, che dopo la notizia di Danai Gurira, ovvero Michonne, che appunto ha ufficializzato l'abbandono, diciamo, da The Walking Dead, quindi dalla serie. Quest'oggi siamo qui per parlare, attenzione, Ma non ti viene da ridere? no, no, però Cioè. attenzione, beh, stiamo parlando di un rumor, quindi evitiamo, ragazzi, di dire: Fox, mi hai spoilerato la Appunto, morte di no, no, quello, però appunto l'abbandono di che... Allora, quell'altro, visto cioè, che è una notizia che può essere vera o è no, un rumor. intimiamo comunque tutta la gente che non vuole sapere, ok, di questa No, cosa, ma bla bla bla, di non continuare il video, ok? esattamente. E Anche niente, se comunque, ragazzi, anche se lo vedranno nel titolo, esattamente, ecco, anche se lo quindi... vedrete dal titolo, ma non stiamo parlando di uno spoiler, anche se il mio canale tratta spoiler, quindi chiaramente, ragazzi, io mi sento obbligato a trattare di questi argomenti spoiler, proprio perché purtroppo parlo di spoiler, quindi è un argomento cui io devo per forza Vabbè, parlare, ragazzi, cioè non è che in breve ci stai appunto dicendo che un personaggio amato nella amato, insomma, nella serie serie potrebbe potrebbe andar via. abbandonare, e stiamo parlando, ragazzi, proprio, sicuramente l'avete letto dal titolo, di King Ezekiel. Sì, ragazzi, Ezekiel, il personaggio introdotto nella settima stagione di The Walking Dead, potrebbe abbandonare la serie. Ne parleremo oggi, ragazzi, sicuramente. Fammi Quindi, indovinare. Però prima, ragazzi, di cominciare, vi invito a lasciare un mi piace al video per supportarmi. quanti like dobbiamo raggiungere? Dobbiamo raggiungere 100 diviso 2 per 4, 130 mi piace, ragazzi, per questa L'ha detto notizia. Danilo, quindi lo dovete Questa per forza. notizia, ve lo dico io, quindi fatelo. Mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi al gruppo Telegram, No, se... iscrivetevi al canale al e attivate la canale, se non campanellina delle l'avete ancora fatto, notifiche. campanellina, perché sennò non vi arriva niente. Poi Esattamente. iscrivetevi al canale Telegram se Che volete, basta per che andate entrare. su Facebook Che per entrare e per appunto entrare nel nel gruppo gruppo Telegram, Telegram, esattamente, se avete esatto. notato un taglio del video è perché c'è stato un taglio nel video, ma Danilo, la cosa più importante da dire in questi casi, dopo tutto questo, e non ci dilunghiamo in altre chiacchiere. No, quella non è la cosa importante, quella è la cosa più sacrificabile. Vabbè ragazzi, lo faccio io perché altrimenti qui non iniziamo più. E c'è No. solo il video! Mi mancava un po'. Vabbè, l'ha detto lui. In descrizione, ragazzi, troverete il link direttamente da mondofox.it, che troverete appunto in descrizione. Ma guarda un E po' che per caso è di Mondo Fox. è di Mondo Fox, Tu sei esattamente. Fox, ah, Fox, vabbè, niente. Sì, c'è un piccolo collegamento tra Mondo Fox e Fox. Ma è proprio In come la descrizione, ragazzi, appunto, settimana. troverete il link. E sì, ragazzi, stiamo parlando proprio di Ezekiel. Esattamente, sì. Purtroppo, ragazzi, è una notizia di cui mi sono sentito, appena l'ho letta, sentito un obbligo di parlare. Sì, ragazzi, gli AD stanno diventando una cosa molto, molto, molto discussa di questi tempi. Anzi, stanno diventando molto più frequenti. C'è stato in primis l'abbandono di Andrew Lincoln, quindi abbandono di Rick Grimes. Poi c'è stata la morte di Carl, che comunque, insomma, No, no, è aspetta. pesato molto. Poi c'è stato Maggie e poi c'è stata Michonne. Quindi siamo di fronte a questi addii abbastanza improvvisi dalla serie e tutti quanti uno di seguito all'altro. Ma questo, attenzione, non è un addio, da quello che si capisce, di spontanea volontà appunto dell'attore, ma probabilmente sarà un addio per motivi di trama. Andiamo, ragazzi, a vedere l'articolo. Infatti la notizia non ha alcuna ufficialità. Lo scrive anche Mondo Fox, perché, ragazzi, non c'è nulla di ufficiale. Infatti stiamo parlando di un rumor e noi siamo qui per parlare degli effetti che potrebbero avere questa notizia sulla serie. Beh, Però, dopo l'abbandono, parliamoci chiaro, di Rick e Maggie, insomma, dei personaggi principali, di Ezekiel, uno se ne frega il cavolo, anche volendo, insomma. allora, a me Ezekiel non è mai mi è piaciuto così tanto sin dai tempi in cui è stato introdotto. Cioè, o meglio, per carità, l'unico episodio bello dove secondo me è morto, cioè il personaggio per me ha smesso di dire 8x4 qualcosa, è da quando è comunque, morta spoiler, Sheila. l'ottava stagione, è morta Shiva. Vabbè, Però ormai penso un anno che sia sufficiente. sinceramente dopo, cioè a parte questa questo Sì, sposalizio, tra diciamo così, Carol e tra lui e Ezekiel. Però, insomma, Carol, comunque a me non sinceramente dispiace vederlo Ezekiel, devo essere sincero. Però, no, non è un appunto. brutto personaggio, però è quel personaggio che sta lì come riempitivo, ma che
Cioè, se domani non ci fosse più, sì, esattamente. No, no, però comunque state tranquilli, ragazzi, che come già ripete anche l'articolo, non si tratta di notizie ufficiali, infatti sono rumor, ma le voci, come dice l'articolo, sono insistenti. Perché? Perché ne stanno parlando praticamente tutti. Beh, allora, se ci fai caso, comunque già ai tempi, noi sicuramente in passati video, in passate live, penso che ci siamo sprecati 10.000 volte a dire che una delle possibili vittime esattamente di questa stagione finale, potrebbe essere nelle fantomatiche picche che ci sei, esatto, picche sono diventate leggendarie. Comunque, andiamo avanti con la notizia, ragazzi. I sussuratori, come già abbiamo visto, sono all'inizio del viaggio, l'abbiamo visti introdotti appunto nell'episodio 9x9, e maggiormente più che altro nel 9x9 abbiamo visto Alpha, e il fatto che appunto Ezekiel abbandonerà la serie, che non è, come ripeto, una scelta dell'attore, ma è proprio una scelta di trama, questo si può far ricondurre che praticamente Ezekiel possa morire nel season finale a cavallo o tra la nona stagione o all'inizio della decima, perché molti hanno detto appunto che le possibili cose, allora, sono appunto le possibili stagioni dove potrebbe morire sono queste qua. Ipotizzo una cosa per dare conferma delle voci, cioè conferma, cioè era già un dubbio che mi era partito sin dai tempi dell'inizio nona, insomma, quando i sussurratori cominciavano a essere una certezza. Secondo me, ok, quel deficiente di Henry, perché è un deficiente, potrebbe essere, sì, visto che ha parlato con Lydia nell'ultimo episodio e ha rivelato qualche informazione, e ha già rivelato qualche informazione. Io ho paura che lui sparlerà troppo su Ezekiel, cioè sul regno in futuro, e secondo me Lydia, che comunque ha una madre leggermente psicopatica, giusto leggermente, ma poi è una brava persona, l'ha detto lei, esattamente, quindi uno si fida. Secondo me questo scambio di informazioni costerà caro al regno. Cioè, io ho paura che, cioè, io mi immagino il season finale, e questa è una mia supposizione, il regno distrutto, il regno con già, Ezekiel nelle picche. Perché se ci fai caso, quando nella 9x6 è stato Ezekiel stesso oppure Carlo stessa che hanno detto questo posto sta invecchiando, sì, vabbè, ormai, cioè, esiste giusto che esiste, però comunque sembra una comunità morente. Ormai io diciamo che le comunità principali adesso stanno diventando Hilltop e Alexandria, esatto, cioè per esempio come l'impressione abbiamo che visto che Hilltop la distruggeranno i sussurratori, e come segno, diciamo, come per rivendicare la cosa, ci saranno appunto le picche magari davanti al regno, e una delle vittime potrebbe essere Ezekiel. Infatti, ragazzi, come continua, cioè, questa è un'idea, sì, queste sono chiaramente teorie, e questo ovviamente è yogurt, no, per chi pensasse che ero la birretta di mattina, no? Le informazioni che girano sul futuro delle serie TV parlano della probabile uscita di Ezekiel per volontà degli sceneggiatori, sto citando l'articolo, che quindi vorrebbero seguire il fumetto. Perché? Perché spoiler, questo è uno spoiler. 3, 2. Spoiler fumetto, 3, 2, 1. Spoiler fumetto, no, no, ma andate avanti di 2-3 minuti, tanto tra 2-3 certo minuti non ne parleremo. Allora, che cosa succede nel fumetto? Che Ezekiel muore per via dei sussurratori, diciamo, dei sussurratori, proprio come stava dicendo Danilo, nelle picche. Noi infatti abbiamo fatto questa teoria sulle picche, abbiamo fatto questa teoria proprio perché ci ricolleghiamo al fumetto, perché noi sappiamo quello che succede, gli eventi principali, diciamo, che succedono nel fumetto, e proprio Ezekiel potrebbe lasciarci, cioè nel fumetto lo fa effettivamente, per mano allora dei sussurratori. Allora forse le voci erano insistenti, ma non tanto perché c'è una conferma vera e propria, ma perché sì, sì, il fumetto dice così, però la comunque serie sta però comunque fedele al fumetto, sì, per ora. Però comunque diciamo che se qualcuno, qualche talpa, diciamo, dell'MC o qualunque persona sia, aver diffuso questa notizia, vuol dire che o ha letto lo script o comunque ha in mano queste informazioni. Beh, tempi, se la rivelate tu hai tempi, tu che sei quello che sicuramente è la talpa, no? Ok. Se me è lui, se me sei tu. Secondo me sono io. Ma ai tempi di Carl era successa una cosa simile? L'aveva rilasciato The Spoiler in Advance, ma questa non è una notizia che ha rilasciato The Spoiler in Advance, da quello che so io. L'ha rilasciata We Got Discovered, che è un altro sito internet dove parla appunto, diciamo, di spoiler, di notizie, eccetera, eccetera, ma non è una cosa ufficiale come The Spoiler in Advance, che ha sempre predetto qualsiasi cosa. Quindi diciamo che questa siamo di fronte appunto a una teoria. Diciamo che appunto, se mi fai finire l'articolo, praticamente a differenza appunto di Rick, cioè Andrew Lincoln, e Maggie, Lauren Cohan, questa appunto è una decisione presa dalla sceneggiatura, quindi dagli scrittori, e non da Ezekiel stesso, in quanto il destino di Michonne l'abbiamo già visto, è legato alla sua prossima stagione, perché ovviamente è stata una scelta appunto di Danai Gurira di lasciare lo show, e questa invece, questo addio di cui siamo di fronte,
Appunto, potrebbe essere proprio per volontà degli sceneggiatori. E sì, però non ho capito, insomma, tralasciando, diciamo, tutto questo articolo, non ho capito proprio perché queste cose stanno, cioè queste notizie stanno trafilando fuori come se non ci fosse un domani. Cioè, abbiamo Beh, visto aspetta. l'uscita della cosa di Aspetta però. Michonne, insomma, tutte queste informazioni qua Parliamone giusto stanno. un attimo, giusto per concludere la notizia che di base Sì, è questa qua. è questa qua. Però se ci pensi bene, ai tempi del mid-season non si parciò, perlomeno io non mi ricordo, che c'erano rumor riguardo l'uscita di Shane Jesus. Ora No, perché? c'erano. Ma c'erano. Disappointed fans, Ah, io vabbè, ma lo The Spoiler sapevo. Dead Fans, Sì, però non si... Disappointed Cioè, fans. No, no, vabbè, quello lo questo. consiglio, perché quel sito, ragazzi, chi non lo sa, è praticamente Sì, è un sito. attendibilissimo, Sì, che cioè, come se sicuramente ci sono ci delle sarà talpe, insomma, delle. sottoterra praticamente qualcuno che comunque origa con un Esattamente. barattolo di plastica, un barattolo di No, no, metallo. vabbè, ma a parte quello, la morte di Jesus era una cosa che aveva predetto Disappointed fans perché chiaramente loro lo sanno, però questa cosa invece, da quello che si capisce, è proprio una notizia che è stata così, insomma, è trapelata fuori in Allora, qualche modo, facciamo quindi così, non si sa bene per chiudere il la video. dinamica, Per diciamo. chiudere il video, ok? E in breve, ti sembra, tu che sei una vecchia volpe su quella volpe, Vabbè, lasciamo scusa, perdere questa battuta, terrificante, ti veramente. sembra naso un rumor Guarda, vero o no? ti dirò, secondo me in parte lo è, nel senso, cioè, parliamoci chiaro, tutte le cose sembrano completare il puzzle, cioè sappiamo benissimo che alla fine della stagione, in quanto Angela Kang l'ha confermato, vedremo le picche, quindi è una cosa ufficiale, non si possono permettere cioè, insomma, i sceneggiatori, insomma, l'AMC, non si può permettere di far fuori un altro personaggio chiave, facciamo un esempio, Daryl, Ma Maggie, perché? Ma scusate, Daryl, Carol, per carità. insomma, Cane, tutti questi personaggi qua, Cane l'ho messo come personaggio, quindi Prendiamoci la cosa questo. più probabile è proprio questa, cioè che possa essere Ezekiel a morire, e poi questo potrebbe far sviluppare meglio il personaggio di Carol, quindi insomma il fatto che Carol adesso sia una Ma series oddio. regular Più che potrebbe, altro conferma cioè, il fatto che Carol porta sfiga. porta sfiga, ma no, Cioè. a parte quello, ma comunque insomma potrebbe svilupparlo meglio, cioè potrebbero svilupparlo meglio il personaggio di Carol, quindi da una parte. Sì, questa notizia mi pare, Beh, diciamo, oddio. plausibile, ma secondo me non ci vuole un genio per predirla. La cosa Quindi paradossale il fatto che sia comunque. comunque un rumor potrebbe rimanere tale. Cioè, Cioè, non è una cosa. giusto per chiudere, nella 9X1 non so se ti ricordi, Ezekiel ha rischiato di morire. Sì. Quindi tu praticamente vorresti pensare, nella 9X16 non è che rischia di morire, muore Muore proprio, sì, direttamente. esattamente. No, vabbè, ma Cioè. questa, ragazzi, come ripeto, è solo un rumor, sono solo teorie, quindi non c'è nulla di ufficiale. Ma Certo. l'eventualità che questa cosa sia possibile, diciamo, c'è. Percentuale Ovviamente, finale? percentuale finale, secondo me, è un 80%, 75%. Ma questo, Così ragazzi, sicuro sei, eh? non sono sicuro, però, insomma, è molto probabile. Certo, non, secondo me, questa notizia è uscita fuori tanto perché tutti se lo aspettano, non tanto che sia vera la notizia, cioè, o meglio, Ecco, magari. forse è questo il... Secondo me è così, cioè nel senso la gente l'ha fatta uscire come finto spoiler, come finta cosa probabile, ufficiale, eccetera, eccetera, quando in realtà è solo una teoria mezza ufficializzata da qualche voce di corridoio. Ma poi, Cioè, sinceramente, ragazzi, parliamoci non abbiamo chiaro. notizie concrete da The Spoiling Dead Fans, insomma, da altre cose, quindi evitiamo di fasciarci la testa prima di sbatterla, e quindi insomma prendiamo la notizia per quella che è, ragazzi, un Guarda, ti ha rumor. mandato notifica MC che Sì, ha esattamente. detto. Infatti, se l'avete Sì. sentita, Ah. non parlare di questa notizia, altrimenti ti Esatto. banniamo il canale. No, a parte quello, ragazzi, insomma, state tranquilli, non si tratta di uno spoiler questo che abbiamo Però. fatto, ma solo Parliamoci soltanto chiaro, rumor. non so quante persone interesserà un'eventuale uscita di questo personaggio. Cioè, Fatemi sapere, per ragazzi, voi carità, nei commenti per concludere il video, cosa ne pensate? Cioè, diciamo, ci rimarreste male, ecco, se Ezekiel abbandonasse la serie, insomma, è un personaggio che a voi piace, non piace? Fatemelo sapere qui giù nei commenti, anzi, forse metterò anche un sondaggio in alto a destra, magari fammi qualche teoria. indovinare. Grazie a tutti ragazzi per aver seguito questo Il video, video. ragazzi, Vi no, ricordo di prima si lasciare un mi dice, il piace. video, ragazzi, finisce qui, spero vi sia piaciuto, in tal Che cambia. caso, vi Ricordo di ricordo, lasciare un mi piace per supportare il canale e lo raggiungiamo. sforzo fatto. Raggiungiamo i 130 Mi mi piace, piace. esattamente. Non Mazza, so ragazzi, sta perché serva dicendo. un Non so traguardo. perché, ma Danilo sta dicendo bene le cose. Quindi, dai, Danilo, E continua. Iscrivetevi. vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e attivare quella cazzarola di campanellina che io detesto, ma che serve comunque Serve, per far arrivare tutte le serve, serve. notifiche e tutte le cose
cose che verranno caricate nel canale. Vi ricordo di iscrivervi al canale Telegram per parlare con proprio i fan più fan e più anche fan. Con me, il link della pagina Facebook per contattarmi, esatto, lo trovate, e proprio gli schizzati della serie descrizione e niente, questo sul link Facebook, dove poi da Facebook no dico il link in descrizione, link... troverete il link della pagina Facebook. No perché tanta gente ti chiede sempre sì ragazzi, tutto in descrizione, cioè c'è la pagina Facebook, voi mi contattate, poi insomma vi risponderò in privato. Niente ragazzi, spero questo video vi sia piaciuto, noi ci sentiamo ad un prossimo ragazzi in settimana prima della puntata, e che dire ragazzi, grazie per aver visto questo video e grazie a Danilo per essere stato qui con me per parlare di questa notizia che è molto molto interessante. E niente ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video, un saluto da Foxhound The Walking Dead News, spoiler altro e da Semplicemente Serie TV, il link del suo canale lo trovate in descrizione. Ma saranno affari miei? No, beh, però ragazzi, quindi stai zitto. E niente ragazzi, ci vediamo al prossimo video, un saluto da Foxhound è così che tratta gli ospiti, ragazzi, in futuro se avrai qualche collaborazione sai come mi tratterai. E bella ragazzi, ci vediamo al prossimo video, bella, ciao a tutti.